Bentornati al Visbio Show, puntata settimanale dedicata al numero 3452 di Topolino. Copertina di Francesco Di Polito, il Dippo, l'autore, il disegnatore della storia delle cronache degli antichi regni. Qui i colori della cover sono di Mario Perrotta. Ritorna il direttore, il sempre sobrio Alex Bertani, dopo una vacanza di 2 settimane. Ma dove è andato? Che non si può uscire, resti a casa, direttore. Che praticamente ci scrive un editoriale di 2 settimane fa, dove ci elenca tutte le storie appuntate che terminano in questo numero. E ovviamente si lascia troppo andare e arriva al punto di non avere più tempo per scriverci qualcosa di più della nuova storia di Giorgio Pezzin. Il ritorno di Giorgio Pezzin ufficialmente sul settimanale della prossima settimana, con il nuovo diario di Sir Tops the Tops. Quindi torneranno nuove storie inedite delle Top Stories, disegnate egregiamente, sono sicuro, da Davide Cesarello. Ma questo numero vede anche il ritorno di Corrado Mastantuono come autore completo, non con Paperseda News, ma bensì con il suo figlioccio Boom Boom Ghigno. La storia è Paperino, Boom Boom e il fratello manipolatore. Qui rivediamo, dopo tantissimo tempo, Todd, il fratello minore di Boom Boom, che fece il suo esordio proprio nella prima storia di Boom Boom Ghigno, sul numero 2172 di Topolino, in Paperino e la macchina della conoscenza. Come sempre ritroviamo Boom Boom insieme ai suoi due migliori amici, Archimede Pitagorico e Paperino. Ma ad inquietare, a rendere nervoso, a rendere particolarmente irascibile, Boom Boom è suo fratello Toddy, che a quanto pare ha un brutto vizio, quello di raggirare le persone, che siano familiari, che siano amici, che siano perfetti sconosciuti, attraverso delle tecniche di manipolazione molto articolate, che però hanno i loro frutti, e riesce sempre a portare a casa ciò che vuole. Addirittura la cugina di Boom Boom, Mary Jane, che avevamo rivisto qualche tempo fa proprio in una storia di Boom Boom. Ma quello che ci riserva questo numero e anche questa storia sono i finali, che sono da interpretare. Non c'è nulla di scontato né in questa storia, nemmeno nelle prossime. E quello che ci mostra Corrado Mastantuono in questa storia è la ricerca di andare a scavare nel carattere dei personaggi, sia in quello di Boom Boom ma anche quello di Toddy, perché si fa una sorta di viaggio nel passato, si torna all'infanzia dei due fratelli a mo' di scatti fotografici, quindi tutte scene mute, e ci fanno vedere come i due fratellini all'epoca si aiutavano a vicenda, quando uno era in difficoltà l'altro era pronto ad aiutare il fratello. Questo perché Toddy, a quanto pare, patisce questo suo modo di fare, il suo modo di porsi verso le persone. Si rende conto ad un certo punto che forse raggirarle in quel modo non è molto corretto, e comincia ad avere dei rimorsi di coscienza. Ma attenzione, qui Corrado Mastantuono ci dimostra perché è uno dei migliori autori in forza del settimanale. Improvvisamente sterza e capovolge completamente la storia, semplicemente con l'ultima tavola, con il finale, proprio come dicevamo poco prima. Un finale che mi ha lasciato molto confuso, mi ha lasciato più che altro senza parole. Ho dovuto riflettere perché non me l'aspettavo. È stato un piccolo colpo di scena che però ha dimostrato quanto una singola tavola possa completamente rivoltare una storia intera. E se ben ricordate, quando parlavo dell'ultima storia di Corrado Mastantuono, quella di Zio Paperone, che riviveva i tempi in cui fondò proprio il Papersera, il suo quotidiano, che da una storia dove probabilmente uno non si aspetta chissà quali cose, chissà che, ma nonostante tutto lui riesce sempre a sorprenderci, a trasmetterci qualcosa, a trasmetterci delle emozioni, a farci vivere delle emozioni che in una storia normale difficilmente tutti noi potremmo vivere. E qui è bastata una tavola. La conclusione di questa storia fa completamente rivalutare tutta l'intera storia, anche se per me era già una storia notevole. Io lo ringrazio perché riesce sempre a stupirmi, e ogni volta continuo sempre ad avere difficoltà a trovare degli aggettivi per descrivere la grandezza di questo autore. E allora ho deciso di non dire nient'altro di più, perché credo sia giusto che
tutti voi abbiate la possibilità di leggere questa storia. E poi vi aspetto qui nei commenti per leggere le vostre sensazioni, quello che avete provato dopo aver terminato la lettura di questa storia. Si conclude con la seconda puntata Brigitte Amelia e l'alleanza disastrosa. Silvia Zicca, autrice completa, soggetto, sceneggiatura e disegni tutti suoi. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Amelia che difende insieme a Gennarino scatenato il deposito di Paperone dall'assalto dei Balsotti, ma da tutti i ladri del Calisota e non solo. E con Brigitte che si ritrova a Paperone in casa propria insieme a Battista e Miss Paper, e praticamente ormai casa sua è completamente irriconoscibile perché Paperone ha fatto varie modifiche, ha buttato giù qualche parete e ha deciso di utilizzarla come suo nuovo ufficio. E quindi le nostre due papere che si sono alleate decidono di intervenire, di tappare tutte queste falle nel loro piano, e Brigitte sarà costretta ad andare a casa di Amelia sul Vesuvio, perché Amelia non può muoversi assolutamente al deposito, anche perché tutti questi attacchi con dell'aglio corposo la stanno indebolendo sempre di più. Per recuperare questo famoso librone degli incantesimi e far tornare tutto come era prima. E qui entra in scena la Silvia Zicca che tutti noi conosciamo, deliziandoci, facendoci veramente ridere, perché questa è la parola esatta, ridere, in tante sequenze di questa storia. Da Brigitta che prende questo monopattino elettrico a Napoli e zompetta su tutte le rocce per raggiungere la casa di Amelia in cima al Vesuvio, e con poi con questo librone in spalle, non potendosi imbarcare sull'aereo, approfitterà di un passaggio di un cargo merci via mare per tornare a Paperopoli. Ma la cosa geniale è che Silvia Zicca tira fuori dal suo cilindro, anch'esso infinito, tutti quanti hanno un cilindro infinito, io non me lo spiego, però è così, eh. Si ritroverà a dover lei leggere l'incantesimo per far tornare tutto come era prima, e dopo una serie di incantesimi letti dalla stessa Brigitta, che nulla hanno a che fare con il vero incantesimo che Amelia ha in mente, provocando degli effetti collaterali abbastanza disastrosi, rendendo goffi dei personaggi che inizialmente non sono goffi, tipo vedere Gastone sfortunatissimo è una roba inimmaginabile, ma nell'universo di Silvia Zicca tutto è possibile, e anche questo è possibile. Vedremo un Gastone goffissimo, sfortunatissimo, sfigatissimo, così anche con un Archimede che non è più il grande inventore che tutti noi conosciamo, ma è uno sfigatone che non capisce più nulla. Ma chi ne giova è Paperoga, che si rivela un genio che tutti noi non immaginavamo minimamente. Sarà anche grazie a lui che darà un grosso contributo alla causa delle due papere alleate. Tutto questo per far sì che ad un certo punto Amelia riesca a far tornare tutto come era prima, ma non proprio. Anche perché qui c'è un gran finale che vi sorprenderà, ci lascerà un attimo così senza parole dinanzi all'ultima tavola. Ma prima che mi dimentico, fenomenale la scena in cui i semafori diventano blu e il traffico a Paperopoli impazzisce. E lo vediamo sempre quella raffigurato in varie vignette dalla brava Silvia, e ci rende l'idea di che cosa stia accadendo a Paperopoli. Dopo la famosa super nevicata, adesso c'è la super alleanza disastrosa che ha creato veramente, ha trasformato in un calderone, in un vulcano l'intera città di Paperopoli. Quindi preparatevi a ridere, perché questa è una storia fatta apposta per divertirsi, non c'è nulla di sensato, ve ne siete accorti già dal primo episodio. E questo secondo episodio ci conferma che la demenzialità dei personaggi Disney, se utilizzata con buon senso e con intelligenza, non li rende stupidi, anzi li rende molto divertenti, mantenendo le loro caratteristiche, anche se poi l'autrice li trasforma in altri personaggi tramite incantesimi di magia. Ma questo ci permette di leggere e vivere una storia diversa da tutte le altre. Non ci si prende assolutamente sul serio, ed è questo il bello. E quindi va bene così, anche se il finale mi ha lasciato leggermente deluso, perché speravo forse che Silvia ci desse qualche indizio in più,
Ma tutto è possibile perché è un finale forse aperto. Termina anche il viaggio del Pippo Antichi con il terzo ed ultimo episodio. Isole all'orizzonte, Sergio Cabella ai testi, Ivan Bigrella ai disegni e la supervisione al colore, colori di Irene Fornari e di Andrea Stracchi. Ebbene sì, siamo quasi al termine di questa traversata del Pacifico. All'orizzonte si attende di vedere le coste della Polinesia, così torpiperda tutti quanti gli altri uomini della ciurma del Pippo Antichi sono in ansia perché stanno per perdere le speranze. Topol si è veramente scervellato per fare calcoli e capire dopo quanti giorni avrebbero visto le coste della Polinesia. Ma quando tutto sembra essere perduto, arriva il momento di gioire alla visione dei primi scogli, delle prime rocce. Ma come ci ha abituato Sergio Cabella in questi due episodi, anche nel terzo il pericolo è sempre dietro l'angolo, perché in mare non si può mai stare tranquilli. E l'ultimo viaggio del Pippo Antichi, della zattera del Pippo Antichi, vedrà dinanzi a lei un ostacolo quasi insormontabile, degli scogli appuntiti che potrebbero distruggere la zattera e far perdere tutti i sogni, tutte le speranze dell'equipaggio. Il tutto intervallato dagli splendidi disegni di Ivan Bigarella, gli splendidi panorami, la splash page, la doppia splash page notturna con il Pippo Antichi in movimento sul mare calmo, il cielo stellato che trasmette serenità, tranquillità, l'oceano che in quel momento dorme, coadiuvato poi dalla colorazione sempre eccezionale della coppia di assi che sono Andrea Stracchi e Irene Fornari. E pian piano, lentamente, arriveremo alla conclusione di questo viaggio perché, come ben sappiamo, Torpiperdal riuscirà ad arrivare in Polinesia e lasciare il suo nome indelebile su tutti i libri di storia. L'unica nota stonata di questa storia è il finale. Sì, purtroppo i finali sono un po' il tallone d'Achille di questo numero. Non perché non sia un finale degno, anzi, però un po' velocizzato, affrettato, si arriva ma poi non succede nient'altro, si festeggia nel club di Topol e Torpiperdal, ma nient'altro di più. Ma comunque l'ennesimo viaggio dei nostri amici in costume ci ha regalato, o meglio, ci ha fatto scoprire qualcosa di nuovo, soprattutto per il sottoscritto, perché non ero a conoscenza di questa grandissima impresa marittima. E ringrazio Sergio Cabella per prodigarsi in queste scritture, in queste sceneggiature che consentono a tanti lettori di vivere le avventure in salsa disneyana. E complimenti a Ivan Bigarella. Hai un grande futuro davanti, secondo me, affinando ancora di più la tecnica e personalizzando ancora di più il tratto, sentiremo in futuro parlare sempre di più del tuo nome. E grandi Andrea e Irene, continuate così perché tutte le storie di punta ve le fanno colare a voi. Ci sarà un motivo perché siete due fenomeni. Carisotta social media, i Bassotti e il colpo da 1000 like, Giorgio Simeoni, Alessandro Sisti, soggetto sceneggiatura, Federico Franzò ai disegni. Purtroppo questa miniserie sta lentamente andando sempre più in basso, verso il basso, verso i sottofondi, dove agiscono i Bassotti in questa occasione, ma continuo a faticare a gustarmele queste storie. Non rientrano molto nei miei ranghi, ma so benissimo che non sono state pensate e scritte per gentaglia come il sottoscritto, ma forse si sta andando un po' troppo in là, un po' troppo avanti. Da quel che ho capito, si stanno cercando di utilizzare tutti i personaggi della banda Disney, o meglio i principali, rendendoli protagonisti di alcune situazioni social, come il vizio di fotografarsi, farsi selfie in qualsiasi situazione pur di accaparrarsi dei like, una sorta di gara contro altri che nemmeno conosciamo. Il buon Alessandro Sisti ci dimostra che può essere controproducente, così sarà anche per i Bassotti. E la sfortuna vuole che questa storia sia in mezzo
ad un mucchio selvaggio di storione con altri autori, con storie appuntate che la gente ha fame, vuole arrivare alla conclusione, scoprire come vanno a finire, quindi potrebbero anche zompare questa storia. Ma leggetela, una sorta di carosello del fumetto. E chiudiamo con Le cronache degli antichi regni, il quarto ed ultimo capitolo. Le chiavi del clan, l'idea di Alex Bertani, soggetto e sceneggiatura Alessandro Sisti, Francesco Di Ippolito ai disegni, Lucio De Giuseppe alle chine e i colori sono di Emanuele Virzì e Martina Andonova. Quindi tanta gente, un bel gruppone affiatato ci regala quest'ultimo capitolo che chiuderà anche questa saga fantasy del 2022. E tutti noi, e anche i protagonisti della storia, i nostri amici, verranno a scoprire che negli antichi regni c'è un quarto regno, il regno di Aria Alta, da dove proviene proprio Wilbert, dove vivono i Pippidi, che è situato ovviamente sopra le nuvole. E qui incontreremo degli altri animali particolari, i puffloni, una sorta di animale pecoroso, delle pecore volanti che sembrano delle nuvole, e che vengono continuamente tosate per alleggerirsi del peso di questa lana nuvolosa e poter volare leggiadre nel cielo di Aria Alta, e torneranno molto utili ai nostri amici ad un certo punto di questo episodio. Praticamente tutti i regni si ritrovano con i loro regnanti riuniti, Re Paperon, Topolen e Reginella di Ondalia, insieme a Pippus Pippus Pippernio, Duca delle Nuvole, Maestro dei Venti, Gran Capitano di Aria Alta. Questo per arrestare la tempesta climatica che si sta scatenando sulla terraferma. Tutti i regni sono in pericolo perché questa turbolenta e violenta tempesta sta mettendo in serio pericolo tutti quanti gli abitanti e non solo. E il problema nasce proprio da Rialta. E qui Alessandro Sisti dà sfoggio delle sue abilità, del suo cervello super complicato che tanto ci aveva fatto amare PK, e qui ho messo a disposizione il suo ingegno per riprodurre dei marchingegni super complicati, anche tutta la struttura di queste navi da terra, da prato, da aria, da acqua, così come il direttore Bertani giustamente ha voluto sottolineare nel suo editoriale. E che Francesco Di Ippolito ha preso la palla al balzo, dimostrandosi adattissimo a questo ruolo per le storie fantasy e anche per dare il tocco steampunk alla storia, perché proprio così si vede benissimo anche quello che indossano i personaggi, soprattutto quelli di Aria Alta, ma anche il tutto, le strutture, i caseggiati, le abitazioni e i marchingegni super tecnologici per quell'epoca. Questo ultimo capitolo si prende una rivincita sui capitoli precedenti perché ci regala un finale da interpretare. Ma Alessandro Sisti ha voluto, diciamo, presentare questo universo alternativo, perché potrebbe tornare utile anche in futuro. Nulla ci vieta di rivedere nuovamente questi personaggi in altre avventure, sempre nel mondo delle cronache degli antichi regni. Un po' come accadde con Wizards of Mickey, perché non è che è terminata una sorta di storia, poi non ce ne sono più state, anzi, si è utilizzato quel background, quell'universo alternativo per continuarne a raccontare. E chi lo sa se l'idea di Alex Bertani è proprio quella di affiancare un altro universo parallelo alternativo a quello di Wizards of Mickey, che per quanto mi riguarda preferisco decisamente questo, perché Wizards of Mickey è lontano mille miglia dai miei gusti, e lo sapete benissimo. Anche se non siamo ai livelli di Ducktopia, perché lì c'è stato un finale veramente impattante, entusiasmante, che nessuno di noi sarebbe mai immaginato, ma lì Francesco Artimani e Alice Troisi hanno dimostrato di essere dei pezzi da 90. Non che il Buon Sisti non sia un pezzo da 90, ma ci mancherebbe, però questa storia è leggermente un gradino sotto a Ductopia. Ma a farla da padrona, secondo me, sono stati qui i disegni e i colori, perché Emanuele Verzì e Martina Andonova ci hanno messo tutta la loro bravura e passione, e si vede benissimo la capacità, l'abilità di saper colorare questa storia
un po' diversa dalle altre, perché il mondo fantasy richiede anche dei colori diversi e un po' più forti per certe situazioni. E poi non ho nient'altro da aggiungere per quanto riguarda Francesco d'Ippolito. Non ho più aggettivi di Ippo, ma sai quanta stima io ho nei tuoi confronti e continua così perché sono sicuro che migliorerai sempre di più, anche se sei arrivato a un livello dove non si vede neanche, forse sei ad un livello di aria alta sopra le nuvole, come diceva Cassano quando diceva il Milan, sopra il Milan non c'è nulla, poi è andato all'Inter, ma l'Inter è sopra il Milan, un cielo sopra le nuvole, cioè un po' così. Non è una castanata, ma fidati di me. Ebbene, siamo giunti alla conclusione di questo numero con dei finali da decifrare. Ognuno di noi, secondo me, reagirà in modo diverso a tutti i finali di queste storie. E voglio capire da voi, voglio leggere i vostri commenti per vedere che cosa ne pensate di tutte queste storie, di queste storie appuntate che sono terminate tutte su questo numero. Perché la novità è che nel prossimo numero ci saranno tutte storie autoconclusive, a partire dal ritorno delle top stories di Giorgio Pezzin, quindi un numero assolutamente da non perdere. Ma prima di lasciarvi voglio darvi una news, perché sul numero 43 di Zio Paperone, quello di gennaio, praticamente c'è in atto una sorta di restyling del mensile. La novità sono le storie superstar che troverete all'interno di questi albi, una al mese, selezionate da un personaggio che conosciamo molto bene, che io conosco molto bene perché è un mio caro amico e sono contentissimo che sia entrato a far parte del team di coloro che vogliono trasmettere la cultura del fumetto Disney. E sto parlando di Davide Del Gusto, il nostro marchese che avete visto ospite sul mio canale, ma anche dello spazio Disney, che ha una cultura immensa della storia del fumetto Disney, e qua ha il compito di selezionare le storie superstar per la testata Zio Paperone. E si parte con Zio Paperone e i microdepositi sparsi, una coppia che scoppia praticamente, un Giorgio Pezzin dannata e un Massimo De Vita sfavillante. Gli anni 70-80 ci hanno regalato delle perle di questi due grandissimi maestri e autori, e il buon Marchese ci fa partire proprio con il botto, con questa storia che era da un bel po' che non la si rivedeva ristampata. Quindi io sono molto contento per Davide, perché se lo merita, secondo me, ed è la persona giusta al posto giusto nel momento giusto. Ci voleva uno come lui, giovane, pimpante, con tanta voglia di fare. Quindi sono super super contento nel vederlo nei panni di colui che scrive articoli e seleziona storie. E sono anche contento che potrò stroncarlo pubblicamente. Quindi, caro Marchese, preparati perché Fisbiacci non perdona. L'altra novità è che ho recuperato tutti i grandi classici di Disney. Sto leggendo quello di gennaio, quindi sono quasi a metà abbondante dell'albo. E penso proprio che entro il mese riuscirò a pubblicare la recensione in tempo, non ci posso credere, ma uscirà anche il video dei top e flop del 2021, quindi preparatevi perché la prossima settimana si preannuncia una settimana un po' più ricca di video sul canale. Io vi ringrazio ragazzi, siamo alla conclusione di questo video, non so quanto sia lungo, ma era necessario per parlare di tutte queste grandi storie e dare un po' di novità a tutti voi che mi seguite. Abbiamo superato 900 iscritti, grazie, grazie, grazie. Continuate ad iscrivervi se non l'avete fatto, perché tra un po' arriveremo ad un traguardo impensabile ed inimmaginabile. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!